Ante todo, quiero agradecer al Museo del Prado por esta invitación y decir cómo soy de feliz por estar aquí en este museo, que es uno donde más me gusta volver y volver. También quiero agradecer a los amigos que han organizado ese curso, Concha Herrero del Patrimonio Nacional, Leticia Arcue del Museo del Prado y Fernando Checa, director del curso. Mi conocimiento de la lengua castellana es insuficiente para hacer esa ponencia en esa bella lengua y lo siento mucho. Y pido permiso para continuar en italiano porque me parece más cercano del castellano que al francés. Cuando i cartoni di Raffaello sono arrivati a Bruxelles nel 1517, o forse già prima, perché non è impossibile, secondo me, che siano venuti in due parti, fu una rivoluzione, non solo per gli arazzieri, ma anche per i pittori, forse soprattutto per i pittori. Bernard Van Orley rese omaggio a Raffaello in uno dei suoi trittici che ha datato del 4 maggio 1521. Si tratta del pannello che vedete qui sotto, che rappresenta il cattivo ricco in inferno, che, come vedete, è ripreso dall'Anania, della morte di Anania, uno dei cartoni degli Atti degli Apostoli. Ma che differenza! Bernard Van Orley non aveva conoscenza dell'anatomia, non aveva nemmeno conoscenza della legge della pesantezza. Il suo nudo ha una muscolatura esagerata, enfatizzata, e sembra che non sia veramente sul suolo come il nudo di Raffaello. Direi che fluttua. È un poco come un astronauta nella sua astronave che non si trova veramente sul suolo. È completamente diverso. Per di più è molto teso, anche questo è enfatizzato, la tensione della figura. Infine, fedele alle sue tradizioni, Bernard Van Orley ha aggiunto un diavolo cattivo che sta tartassando la figura, che è naturalmente legata alla tradizione di Bosch, una tradizione completamente estranea all'arte di Raffaello. Però Van Orley ha creduto bene, forse per italianizzare un pochetto, di aggiungergli questo drappeggio bianco. Questo non toglie che l'opera è completamente diversa e questo, che è un omaggio a Raffaello, in realtà è anche un tradimento. Quello che Van Orley non sapeva è che l'Anania in realtà è ripreso a una famosa scultura antica, il Gallo ferito, che oggi si trova a Napoli, al Museo Nazionale, ma che allora era una novità, perché quella statua era stata trovata insieme a forse cinque altre, il numero non è del tutto sicuro, lavorando al palazzo che è oggi del Senato a Roma,
che un po' dopo Raffaello sarebbe diventato il Palazzo Madama, cioè il palazzo dove abitava la figlia di Carlo V, e dove lavorando si erano trovati tutte queste sculture, copie romane di un altare dedicato da Pergamo a Atene. Quindi un insieme di sculture ellenistiche. E Bernard Van Orlée non poteva certamente sapere di queste origini antiche di quello che lui ha fatto e ha trasformato così radicalmente come lo vediamo nel suo trittico. Ecco l'insieme del cartone degli Atti degli Apostoli, arrivati dunque qualche anno prima, e vedete che è una grande composizione che è molto significativa dell'arte di Raffaello in quegli anni, al sommo della sua conoscenza dell'arte antica, che lui trasforma proprio con questa interpretazione ellenistica, direi, che ne dà. E anche qualche cosa di molto solenne, e dirò un po' più avanti, quasi troppo solenne per i fiamminghi. Invece, ecco il trittico del quale fa parte il nudo, il cattivo ricco in inferno, che vi ho prima fatto vedere in dettaglio. Si tratta di un trittico molto famoso, oggi nel Museo di Bruxelles, che l'artista ha firmato, l'ha firmato e ha aggiunto pure il suo monogramma, doveva esserne molto fiero, e l'ha firmato Bernardus, in latino, d'Orlé. In realtà lui veniva dal Lussemburgo, era di lingua francese, e è dopo, quando lui è diventato famoso a Bruxelles, che il suo nome è stato fiamminghizzato, diciamo, in Van Orlée. E la data è 4 maggio 1521. Lo ha scritto per intero dall'altra parte del trittico, visto che io ve lo faccio vedere di dietro. E vedete che rispetto al povero Giobbe che si vede sulla destra, il nudo raffaellesco prende tutto il posto. Non è solo una citazione, è un vero omaggio, come lo poteva fare un pittore che non aveva fatto il viaggio in Italia e che era stupefatto davanti a quello che aveva scoperto da poco. Ecco qui il primo pezzo della serie degli Atti degli Apostoli con la vocazione degli Apostoli, e vedete sopra il cartone, nel verso giusto, come lo si può vedere al Victoria and Albert Museum, e sotto l'arazzo, che è conservato al Vaticano. Non so perché sulle mie riproduzioni è venuta questa linea bianca, mi dispiace e vi prego di scusare questo piccolo inconveniente. Questi arazzi, come sapete, erano destinati alla Cappella Sistina e buona parte erano giunti a destinazione per la messa di Natale 1519. Si trovavano dunque messi lì sotto il ciclo di affreschi di Sisto IV della fine del 400 e sotto soprattutto il soffitto, la volta di Michelangelo con la quale avevano da gareggiare. Fu un enorme successo. Tutti i testi che abbiamo e che ne parlano sono entusiasti. Tant'è vero che si decise di mandare a fare altri arazzi a Bruxelles. Guardando però questo primo pezzo, io non sono del tutto convinta che Raffaello fosse del tutto soddisfatto.
Le difficoltà che la razziera ha incontrato le si vede chiaramente. Lui, la razziera, gli razzieri non hanno potuto ammettere, accettare questo manto bianco del Cristo senza ornamento. Già qui ci si pongono a Bruxelles i problemi dell'ornamento e quindi hanno aggiunto queste stelle dorate sul suo manto con questo bordo pure ricamato. Per di più, hanno anche spostato le figure che sono più dentro il paesaggio. Quindi la composizione in realtà è completamente cambiata. Quando si decise di fare altre composizioni, Raffaello probabilmente decise di procedere in un altro modo e di mandare a Bruxelles soltanto dei disegni, per riprendere la classificazione molto chiara che è stata proposta da Fernando Ceca nella conferenza all'inizio di questo simposio, come introduzione. Direi che non si può parlare per il disegno che vedete sopra di un petit patron. È un modello, ma non è certamente ancora il petit patron, tanto che quando vedete quel che è diventato in arazzo, si capisce che c'erano molte cose da cambiare. La parte superiore è stata soppressa, la capanna è stata modificata insieme ad altre figure. Non per questo il disegno mandato da Roma e che si trova oggi al Louvre è stato perso. I giovani che stavano vicino agli arazzieri hanno pensato di utilizzare questo disegno e anche quelli per le altre composizioni per farne dei piccoli pannelli. E di questo, per esempio, il primo, con molte varianti dall'uno all'altro, di questo sono riuscita ad elencarne quasi 20. Quindi si trattò di un'impresa, direi, quasi industriale, perché queste composizioni dovevano piacere molto e erano comprate dai conventi, immagino, o delle chiese, dove qualche volta ancora si trovano oggi. Quanto agli artisti che li hanno fatto, sono in rapporto con quelli che hanno partecipato ai cartoni della Scuola Nuova, di cui parlerò un po' più tardi. Perché questo secondo grande gruppo, questa seconda serie di arazzi fu chiamata la Scuola Nuova, questo nei Sacri Palazzi, per differenziarla dalla prima con gli Atti degli Apostoli, che venne chiamata dopo la Scuola Vecchia. Ecco qui la seconda composizione. La prima non sembra che sia di Giulio Romano, rassomiglia piuttosto al modo di fare di Penny, di cui adesso avete sentito parlare pure. Per questa seconda non abbiamo il disegno mandato da Roma, ma a vedere la composizione e anche a vedere quel che rimane dell'opera di questi anni, primi anni venti a Roma, direi che ha molto a che fare con Polidoro da Caravaggio, forse più che con Giulio Romano, ma siamo sempre nella bottega di Raffaello. Di questa composizione piacque tutto e il successo della Scuola Nuova fu immediato. Da tutte le parti dei Paesi Bassi, dall'Olanda e anche dalla Francia, numerosi furono i pittori che vennero a copiare queste composizioni, a copiarle
probabilmente in parte dal modello e in parte dal cartone. Tant'è vero che di questi cartoni oggi non abbiamo quasi più niente. È successo questi cartoni un fenomeno paragonabile a quello che è successo a Firenze con la battaglia di Anghiari e con la battaglia di Cascina. E cioè gli artisti le hanno talmente manipolate, copiate, che alla fine le hanno rovinate e in questo caso sono stati salvati soltanto pochi pezzi. Pochi pezzi, meno di 40, che sono oggi in molti musei del mondo e qualcheduno ancora in qualche collezione privata. La figura che più è piaciuta è la figura di questo re che avanza in fretta verso il bambino. Quello che è piaciuto è il suo movimento rapido. Eccone qui il dettaglio e anche qui, molto normalmente, la fonte è una fonte antica. Si tratta di uno dei rilievi traianei dell'Arco di Costantino che erano allora molto copiati, erano copiati veramente dal 400. E abbiamo già visto, Fernando Ceca ci ha fatto vedere anche questo Petit Patron di Van Orley del 1524 relativa alla storia di Romolo, è Romolo che instaura le leggi e fa parte di un piccolo gruppo di Petit Patron per un ciclo pare non eseguito di cui un pezzo porta la data 1524, quindi nel 1524 di sicuro questi modelli erano già giunti a Bruxelles e Van Orley e tutti gli altri pittori che hanno copiato in gran numero questa figura in particolare, la figura di questo re, di questo personaggio che corre in avanti, in fondo si è comportato un poco come il bourgeois gentilhomme di Molière. Monsieur Jourdain faceva della prosa senza saperlo, direi che Van Orley lavorava all'antica, pure ignorandolo. Come sono giunti questi disegni da Roma a Bruxelles non lo sappiamo, però già nel 1520, probabilmente poco più di morire Venerdì Santo come si sa, Raffaele aveva deciso di inviare uno dei suoi allievi a Bruxelles con altri disegni, immagino che quelli della scuola nuova non fossero ancora pronti, sono quelli dei giochi di Puzzi che erano destinati alla sala di Costantino e anche quello per il cosiddetto letto del Papa, letto d'apparato, di cui conosciamo adesso abbastanza bene la storia. Ora, lui ha scelto uno dei suoi collaboratori nel ciclo che aveva fatto con tutta la sua bottega poco prima, che aveva terminato nel 1519, cioè nelle logge di Raffaello. In quel insieme Raffaele aveva usato molti dei suoi collaboratori. Vasari ne cita ben 8 con nome e tra loro c'è Vincidor. Veramente, nel mio primo libro sulle logge di Raffaello nel 77 ero già riuscita a trovare qualche collaboratore in più e non dei collaboratori qualsiasi, visto che tra di loro c'era anche Marsia, che forse non è il migliore, che ha ricordato Nello Fortigrazzini, ma soprattutto c'erano due spagnoli particolari, che sono Pedro Machuca e Alonso Berughete. Ma Vincidor lavorava all'inizio del ciclo e poi anche alla fine,
ho visto le cose più chiaramente nel nuovo libro che ho fatto, che mi è stato chiesto di fare, che è uscito nel 2008, nel quale ho anche trovato qualche collaboratore in più di parti della decorazione che mi era sfuggita in un primo tempo. Qui siamo all'inizio della galleria e quello che vediamo nelle volte, vediamo qui nella seconda volticella già Vinci d'Or all'opera, ma la composizione più famosa che avete già visto pure qui è questa di Vinci d'Or, che fa vedere l'incontro di Giacobbe con Rebecca al pozzo, Rebecca e Lia, che è forse la più bella e con qualche cosa anche di molto particolare, e cioè che il paesaggio è tratto da tre stampe di Dürer. Vinci d'Or è un buon pittore che è legato a Giulio Romano, è molto vicino, e anche in una certa misura a Giovanni da Udine. Direi che è tra questi due artisti, però senza averne la forza. Avendo ricostituito la storia di questa Bibbia delle Logge, mi è venuto il gusto di, molto tempo fa, di capire che cosa Vinci d'Or aveva fatto quando è stato mandato a Bruxelles. E su questo abbiamo due documenti ben precisi. Abbiamo conservato la lettera di presentazione che aveva ricevuto dal Papa, che è datata al 21 maggio 1520 e firmata da Pietro Bembo, e abbiamo anche la lettera che mandò l'anno seguente, nel mese di luglio, a Leone X per rendere conto del suo lavoro e per chiedere anche che gli fosse conservato a Roma un piccolo ufficio che aveva. In realtà Vinci d'Or non sarebbe mai tornato a Roma, anche se non gli piaceva stare a Bruxelles. Il postscriptum della sua lettera, dove dice: io ho molta pazienza con stranieri, strani, lontani, ne dice la dice lunga sulla difficoltà che doveva avere in questo altro paese. Dunque, volendo continuare la ricerca su Vinci d'Or dopo Roma, ho cercato di guardare quello che si conservava di questi frammenti della Scuola Nuova, di questi 30, un po' più di 30 frammenti. La maggior parte si trova a Oxford, in parte a Christchurch e in parte all'Ashmolean. E qui faccio vedere sopra, a sinistra, un frammento di Christchurch e a destra un frammento dell'Ashmolean. E credo che queste due teste vanno benissimo con l'affresco della Bibbia di Raffaello che abbiamo appena visto. E quando li si vede da vicino, questi pezzi, hanno proprio lo stesso modo di dipingere, direi, dei giovani di Raffaello, come venivano chiamati quando lavoravano nelle logge. Un modo di fare pittorico molto rapido, molto spontaneo, con dei rialzi di bianco e anche di colori chiari per indicare la luce, e qualche cosa di molto vivo nel tratto. Ecco qui l'arazzo. L'arazzo che ho rovesciato per semplificare e per rimanere nello stesso senso dei frammenti di cartoni che ho appena presentato, e ritrovate le due donne, le teste che vi ho fatto vedere all'estrema sinistra. Quando mi sono trovata a Oxford, era alla fine degli anni 70, era in preparazione del primo articolo che ho fatto su Vinci d'Or nell'80,
sono rimasta stupefatta, perché tutti i frammenti che mi hanno fatto vedere e che sono stati messi sul lungo tavolo della Schmoleon e il giorno dopo ugualmente a Christchurch, rivelavano delle mani molto diverse, cose che non è del tutto evidente quando si vedono gli arazzi. Sono andata poi a controllare al Vaticano, ho avuto anche la fortuna di vedere un po' di questi arazzi quando sono stati puliti, dunque durante il loro restauro, e allora da vicino si vede di più che effettivamente tutto non è della stessa mano, ma diciamo che l'arazzo ha comunque in una certa maniera unificato quel che appare con molte distinzioni sui frammenti di cartoni. Adesso vi farò vedere il frammento di cartone per l'ultimo uomo, quello barbuto, ma non quello con i capelli bianchi, quello all'estrema destra, per dirvi che ovviamente non è della stessa mano. Avevo trovato Vinci d'Or, ma ecco che già per lo stesso arazzo ero in difficoltà, perché qui è un tratto molto diverso, molto più pesante. La pittura non ha la leggerezza di Vinci d'Or, non può più essere attribuita a Giulio Romano come è stato il caso per le due teste femminili, e il modo di applicare il bianco è molto più pesante pure. Quanto ai capelli, ai baffi, alla barba, sembrano fermi. Direi che i capelli sembrano quasi una parrucca e non dei capelli che volano. Ovviamente un'altra persona che lavora, una persona molto vicina a Vinci d'Or e che ho messo decine di anni a identificare. Finché un giorno sono andata a Barcellona nella cattedrale, ho passato diverse ore in quel magnifico posto e nel chiostro ho visto, sono piazzati molto in alto nei chiostri e non credo che ne esistano ancora di tutti delle fotografie a colori, quindi mi dispiace di dover presentare queste fotografie in bianco e nero che non sono nemmeno buone. Ma qui, guardando questa adorazione dei Maggi e anche gli altri pezzi che non vi farò vedere per mancanza di tempo, sono rimasta molto colpita del fatto che qui avevo a che fare con un uomo che conosceva non gli arazzi, ma i cartoni per la scuola nuova, perché qui siamo nel senso dei cartoni e è lo stesso per altri pezzi. Tutto questo faceva parte dell'organo della cattedrale e adesso rimangono soltanto queste pitture sparse nelle diverse cappelle del chiostro grande, e in diverse parti si vede che quest'uomo conosce i cartoni, come a Barcellona, un uomo che ha avuto conoscenza dei cartoni della scuola nuova a Bruxelles. Ora quest'uomo ha un nome, lo si conosce bene nella storia dell'arte di Barcellona, si chiama Pedro Serafin, o in catalano Pere Serafí, è famoso non solo per le sue pitture, ce ne sono molte altre a parte l'organo della cattedrale, ce ne sono anche a Santa Renis de Mardo, c'è il resto di un grande politico, anche pieno di ricordi dei cartoni della scuola nuova, e ha anche un soprannome che è in catalano Pere el Grec, il greco. Quindi c'è anche qualche studioso che ha emesso l'ipotesi che potesse trattare di un uomo venuto
dalla Grecia, ma non è così, si tratta di un italiano, ne sono convinta, il suo modo di fare è di un italiano, solo che un italiano meno raffaellizzato, diciamo, di Vincidor, che non ha avuto il tempo di essere messa a bottega con Raffaello tanto quanto Vincidor. E penso che se si chiama El Grec è perché veniva dal sud dell'Italia, probabilmente dalla Calabria, dove ancora oggi si parla greco in certe zone. Il nonno di mio marito, per esempio, che era calabrese, ha fatto un'antologia di poesie greche ancora oggi in uso, o in uso a suo tempo in Calabria. Come mai questo pittore è arrivato a Barcellona? Questo pittore probabilmente è salito dalla sua Calabria natale, ma non ne sappiamo niente, prima Napoli. E c'è un'allusione di Vasari a un pittore calabrese, dove Vasari non è molto precisa perché probabilmente non aveva informazioni, che potrebbe riferirsi a lui. Poi ha dovuto, come tutti, salire a Roma e immagino che abbia accompagnato Vincidor a Bruxelles. E a Bruxelles l'avevo già ritrovato in molti altri posti, tra l'altro nei disegni dei giochi di Putti, ma questo non ho il tempo di farlo vedere, e anche in altre composizioni, sempre legata a quel che faceva Vincidor, più in due cartoni copiati da quelli degli Atti degli Apostoli che sono a Dublino e che sono in uno stato molto cattivo, sono andati a vederli. Ne avevo parlato con John Shearman a suo tempo e John Shearman pensava che fossero fiamminghi e lo si capisce, cioè è meno italiano di Vincidor, ma è un italiano che diciamo è meno raffaellizzato. Credo che, tra l'altro, Serafì o Serafin, doveva chiamarsi, immagino, Pietro Serafini in origine, che poi è un nome di origine greca, è l'autore di questo arazzo, almeno del cartone di questo arazzo che si trova al Vaticano, che rappresenta la conversione del centurione Cornelio di Cesarea, è legato a un miracolo di San Pietro, e sopra la visione degli animali impuri. E penso che lui abbia anche partecipato ai cartoni del Grand Scipion, di cui, come si sa, non abbiamo più gli arazzi, ma abbiamo conservato ora a Parigi qualche cartone, e tra l'altro di quello che rappresenta la battaglia del Ticino, che vi faccio vedere qua. Ma Serafì nel 1934 era a Barcellona e lì fece tutta la carriera, una carriera brillante, e non solo, vi dicevo, come pittore e anche come disegnatore di arazzi che sono menzionati nei testi ma che non abbiamo più, ma pure come poeta. E di lui abbiamo conservato, li ho avuti in mani, dei poemi che sono stati pubblicati, parte in castigliano e parte in catalano. Quindi lui è anche ha anche dietro le spalle un'opera letteraria importante nel genere del neopetrarchismo. Ma non, la cosa non rimane lì. Questo sono dunque due italiani, Vincidor e il suo collaboratore, diciamo, che dirigono l'impresa. Ma nei frammenti di cartoni che ho visto prima a Oxford e poi in altri posti, ci sono ben altre mani. Qui vi faccio vedere, molto più avanti nel ciclo della Scuola Nuova, la Resurrezione, che poi si è anche vista prima, e mi fermo adesso su
una testa e la testa del soldato che si trova dalla parte destra. Adesso qui ho l'arazzo, lo faccio vedere nel verso giusto, ma in questo caso lo vedete qui di nuovo su questa illustrazione a destra, ma poi rovescio il cartone, il frammento di cartone che vi faccio vedere a sinistra. Purtroppo vedo che queste fotografie sono state scurite un po' troppo. Questo frammento è uno dei più belli. Si trova nel Museo di Stoccolma e portava una vecchia attribuzione a Giulio Romano, come molti di questi pezzi. Vedete che naturalmente rispetto all'arazzo il cartone è molto più vivace. In realtà qui è troppo scuro, ma è molto più vivace. Ma non è così italiano come i pezzi che uno può rendere a Vinci d'Or o a Serafì. Qui si tratta di un pittore che è molto più sensibile alla materia, non ha una visione astratta come quelli degli italiani, e potete forse intravedere anche in questa piccola fotografia che lui dipinge tutti i dettagli della pelle, anche i difetti, e cerca di rendere, insistendo forse un po' troppo, la parte del viso oltre il naso, che è quasi di profilo ma non del tutto. È molto sensibile alla materia, molto lento, di una lentezza che è tipica della pittura fiamminga in questi anni, molto più lento anche di Serafì, è certamente un uomo del nord. Qui per me il rapporto era più facile e l'ho fatto, qui lo faccio vedere nell'altro verso, per facilitare il rapporto con la testa che vedete qui a destra, che credo sia dello stesso collaboratore, una volta che ha lasciato la bottega di Vinci d'Or e che diventato indipendente ha dipinto le sue proprie invenzioni. E vedete che qui riconoscete questo modo di insistere sulla materia, di insistere anche sui contrasti di luce, più che colori diversi. Lui ama dare tutte le sfumature di uno stesso colore, come farebbe un incisore che lavora col bianco e nero, e qui sto già anticipando quel che dirò fra poco. Ecco l'insieme della composizione, si tratta di San Paolo davanti all'altare del Dio sconosciuto, che fa vedere a Dionigi, San Dionigi, è la storia di San Dionigi, e questo pannello è il più bello di una serie che fu fatta per coprire un retablo scolpito in una delle chiese di Liegi. Certo, essendo diventato isolato, solo, non avendo più Raffaello, o diciamo la cultura raffaellesco tramite Vinci d'Or alle spalle, è un poco in difficoltà. Si vede bene che non è andato ancora in Italia e che in fondo non conosce le regole della prospettiva né quelle dell'anatomia. Guardate le gambe di San Dionigi, per esempio. Quanto alla statua che sta dietro, è ripresa un'incisione, quindi lì lui non è responsabile in fondo dell'invenzione. Qui ritrovate dunque questo gruppo della materia, tutte materie molto lussuose, le colonne, i pilastri di marmo, con sempre questo gusto per il chiaroscuro, per gli effetti di luce. Questi pannelli, adesso ne faccio vedere un altro ma è meno bello, ritorniamo piuttosto un attimo a questo. Questi pannelli
sono molto celebri a Liegi e portano lì il pittore, almeno dal Settecento, portavano il nome del pittore più famoso a Liegi nel Rinascimento, che si chiama Lambert Lombard. Ho già fatto vedere molti anni fa che in realtà è un errore e che l'erudito del Settecento che ha dato questo nome sulla base di un documento dove si parla di un maestro Lambert, che in realtà poi non si riferiva a queste opere qua, ma alle opere di un'altra cappella nella chiesa, che questo erudito semplicemente aveva confuso due pittori di nome Lambert. Ecco qui un altro dei pannelli, si tratta dell'ultima comunione di San Dionigi che si trova incarcerato e vedete che riceve la comunione da Dio in mezzo ai carcerati. E di questo ho trovato per molto tempo, io ho creduto pure che poteva essere Lambert Lombard, anche se non vedevo il rapporto con i numerosi disegni, centinaia di disegni che abbiamo di Lambert Lombard, mentre nessuna pittura è sicura, e mettevo sul conto del suo viaggio in Italia che l'avrebbe cambiato completamente, ma lo stesso non c'era base per conservare questo nome. Finché ho scoperto un disegno preparatorio, ci sono delle varianti, ma un disegno preparatorio, e allora la soluzione mi è apparsa. In realtà qui ritroviamo il modo di disegnare di questo altro Lambert che è diventato famoso come incisore e di cui adesso metto a confronto un dettaglio del disegno che vi ho appena fatto vedere con una delle sue incisioni. Si tratta di Lambert Suavius, almeno così è il suo nome latinizzato, Suavius Inventor, è scritto sulla tavola, e qui di nuovo potete vedere che a sinistra avete un disegno del pittore uscito dal suo primo apprendistato, ma ancora nei Paesi Bassi, mentre con la incisione avete l'artista di ritorno da Roma. Di ritorno da Roma sappiamo che lo era nel 1539. Ci sono tre documenti di tipo diverso che ce lo attestano. Si sposa quell'anno, compra una casa e compra anche una punta di diamante per la sua arte dell'incisione. Ma questo non significa che non abbia più fatto pitture. Faceva e pitture e incisione. Vi faccio vedere qui un'altra tavola della serie degli Apostoli. Suavius in Venit lo ritrovate sotto. E qui siamo nel 1544-45, certe tavole di questo gruppo sono datate 44-45. Lui era tornato di sicuro nel 39, quindi diversi anni erano passati e lui aveva la nostalgia di queste rovine. E guardate che qui sono incisioni meravigliose. Il suo modo di riuscire a fare questi chiaroscuri è molto molto bello e riesce con la sua tecnica a rendere di nuovo le materie, il muro, tutta la vegetazione che cresce sul muro, le parti rovinate del muro, le pietre giù. E quanto all'uomo in mezzo a queste rovine, più che un apostolo, direi che sembra un umanista o un filosofo che medita sul tempo che divora tutto. Suavius è un grande artista e gli specialisti dell'incisione non hanno dubbi su questo punto. Da lì, conoscendo queste incisioni e amandole molto,
ho guardato degli arazzi con un altro occhio, e in particolare il gruppo delle sfere. Qui faccio vedere il pezzo che secondo me è il più bello, con Ercole che sostiene la sfera del mondo, e credo che sia proprio della stessa mano. Mi direte, ma come? Qui è una figura rigida, mentre qui abbiamo una figura ancora più italiana. Bisogna sapere che i cartoni per questi arazzi datano probabilmente all'inizio degli anni 40, visto che sappiamo che furono fatti per la corte portoghese, probabilmente per il figlio del re di Portogallo e di Caterina, la sorella di Carlo V, per la figlia che si sposava, che si sposava con il futuro Filippo II nel 1543, quindi i cartoni debbono essere di qualche anno antecedente. Quindi credo che di ritorno dall'Italia Suavius, non sapendo ancora bene come organizzare la sua carriera, abbia anche avuto l'ordinazione di questi cartoni di arazzi, forse in collaborazione con un artista portoghese che potrebbe essere Francisco de Holanda. Questo lo ho già avuto modo di spiegarlo con più dettagli nel 2008 alla Fondazione Carlos de Anveres, ma gli atti di quel colloquio non sono ancora usciti. Vedendo questa figura di Ercole, che in realtà a me ha sempre fatto pensare a Charlie Chaplin in tempi moderni, che gioca con il pallone del mondo, mi sono ricordata un dipinto che ho attribuito a Suavius diversi anni fa, indipendentemente, perché vedete che la figura di Ercole proviene dalla figura del ragazzo, del giovane, che si tiene al muro in una composizione molto famosa di Raffaello, ma che qui è stata interpretata a modo suo, con un'architettura diversa da Suavius, almeno è una mia attribuzione. Credo che sia Suavius e forse la bottega. Nel 95, alla mostra che ho fatto dei fiamminghi a Roma, a Bruxelles e poi a Roma, ne avevo trovato ne conoscevo una copia, adesso ne conosco tre versioni diverse. Quindi immagino che anche questo tipo di riproduzione da una pittura italiana abbia avuto molto successo e sia stata fatta e rifatta, come nel caso dei piccoli pannelli tratti dai modelli della Scuola Nuova. E vi faccio vedere ora l'affresco di Raffaello che lui ha dovuto andare a vedere sicuramente sul posto, riferendosi normalmente a Raffaello, visto che era l'artista al quale più era legato dalla sua prima formazione. Passa un altro caso che ho già pubblicato e faccio vedere un altro pezzo di cartone che si trova questa volta a Edimburgo, e questa volta ho rovesciato il pezzo di cartone con queste due teste di donna, e vi faccio vedere a destra la strage degli innocenti, l'arazzo, o piuttosto un pezzo della strage delle innocenti, perché delle 12 composizioni, dei 12 arazzi della Scuola Nuova, 3 sono dedicate alla strage degli innocenti, è fatta in 3 strisce. Vedete, qui avete riconosciuto le due donne, ma qui abbiamo un artista ancora diverso. È un altro caso. Questo è un artista che non ha una concezione del volume, le figure sono lisce, dipinte di nuovo molto lentamente, con questi capelli di nuovo pazientemente riprodotti uno per uno, però una grande forza espressiva.
una grande forza espressiva. Purtroppo il tempo mi manca per far vedere altri pezzi di questa composizione, ma ci sono anche donne che piangono e dove la lacrima è come una goccia di cristallo, perché tutto è nitido, molto molto nitido, e non ha niente di pittorico e di rapido come lo avrebbero fatto gli italiani. Qui vi faccio vedere lo stesso pezzo di cartone, questa volta nel verso giusto, e lo metto a confronto con un pannello che secondo me è dello stesso pittore e che lo fa vedere una volta che anche lui ha abbandonato la bottega di Vinci d'Or, non lavora più alla Scuola Nuova e è tornata alla sua prima maniera, che doveva essere legata a quella di Van Orley. Si tratta di un pannello, ce ne sono due in realtà, e sono dipinte sulle due facce, che sono legate alla storia di Sant'Anna e che portano la data del 1528. Senza autore, si è detto sempre bottega di Van Orley, ma con Van Orley stesso non va, e se avessi il tempo potrei far vedere che anche dall'altra parte ci sono altri ricordi dei cartoni. Ma tutto questo in secondo piano rispetto alla formazione fiamminga che qui domina. Ero a questo punto, ma ero anche affascinata da tempo da un altro dipinto, un dipinto che raffigura la Crocefissione, che si trova sempre nella chiesa di San Nicola a Furn, o più esattamente in fiammingo Vörn, dove lo si può vedere ancora sull'altare per il quale è stato fatto e che porta una data che è 1534. Questa pittura mi aveva affascinata per il numero di citazioni della pittura romana. Nella Crocefissione la parte centrale con Cristo è ripresa un famoso dipinto di Perin del Vaga. Ci sono delle figure, ma non sulla parte centrale, che ho dato qui per non avere una illustrazione troppo piccola. Ci sono delle parti riprese da antichi, e poi questo soldato che vedete a sinistra, a cavallo, è ripreso da una composizione molto famosa di Baldassare Peruzzi. Quindi qui il pittore è appena tornato dall'Italia e è pieno di disegni che utilizza, perché di tutto questo non c'erano ancora incisioni. Quindi li usa come può, ma li usa rimanendo molto fiammingo, ma anche con un gusto molto particolare. Questo mi aveva affascinato, ma non avevo trovato niente, finché ho guardato anche la parte posteriore delle ante, con quattro santi, e in particolare mi sono soffermata su quello di destra, che è San Giacomo Maggiore, lo vedete qui in dettaglio, e ho fatto il nesso con un disegno che ho visto esposto all'École Supérieure des Beaux-Arts a Parigi, in una mostra sul disegno francese. Si tratta di un album con 24, se ricordo bene, busti decorati di vari ornamenti, dove l'ispirazione di Rosso è molto forte, però di cui si conosce l'autore. Questa volta finalmente abbiamo un nome. Lui si chiama Léonard Thiry, qualche volta Léonard Thiry de Belge, e è ben noto dai conoscitori del disegno della pittura di Fontainebleau, dove a lungo è stato considerato come il fiammingo di Fontainebleau. Lui sappiamo che si trova a Fontainebleau nel 1536 e che ci rimane legato a Rosso
per diversi anni. Perché era andato a Fontainebleau? Perché dopo essere andato in Italia, essere tornato nei Paesi Bassi, è andato via un'altra volta? Non credo per avere le lezioni di Rosso, forse per avere i contatti con Francesco prima per organizzare degli arazzi a Parigi. Infatti la galleria di Francesco prima poi è stata parzialmente riprodotta in arazzi. Forse questo è stato il motivo. Lui comunque a Parigi ha fatto anche molti modelli di incisioni. La più bella serie è quella dedicata a Medea e vi faccio vedere qua uno dei disegni preparatori per le incisioni che fa vedere Medea che incarica i suoi bambini di portare un presente avvelenato a Giasone e nel fondo Giasone che prende fuoco. Il testo è stato aggiunto dopo nel verso giusto, ma si tratta del modello per l'incisione e questo dà al disegno, è una serie conservata a Leida, quasi tutta tutti i pezzi sono conservati a Leida. I disegni sono stati incisi, sono quasi bucati. Questo per preparare il lavoro dell'incisore, questo dà al disegno qualcosa di fermo, ma in realtà questo è un bellissimo disegnatore e un disegnatore anche ironico, qui non c'è modo di vederlo, ma nei giochi di Putti che fa, in certe capriole che fanno i bambini, c'è molta ironia e vedete qui che è un uomo molto francesizzato. In realtà lui aveva tre culture e negli articoli che ho dedicato a Léonard Thiry ho proposto di attribuire a lui i cartoni di Vertumno e Pomona dove ci sono queste tre culture francese, fiamminga e italiana e anche quelle delle storie mitologiche e della creazione, ma questa serie qui e siamo di nuovo nel giro di Pannemaker, secondo me non può essere di Peter Cook non fa mai queste figure così rigide e è quest'artista che è certo vicina a Peter Cook che doveva conoscere e che in gioventù aveva partecipato anche lui alla bottega di Vinci d'Oro. Prendo un terzo caso. Siamo di nuovo più avanti nella serie della Scuola Nuova. Vi faccio vedere la discesa dello Spirito Santo, che è una composizione molto diversa e che non ha lo stesso equilibrio delle altre. Mi dà l'impressione che qui Tommaso Vinci d'Oro non ha seguito così da vicino l'artista, lo ha lasciato probabilmente più libero e c'è qualcosa di caotico nella composizione, qualcosa di più rude anche e certamente molto fiammingo, molto meno italianizzato. Ora, per questa composizione abbiamo diversi frammenti di cartoni, di nuovo una a Christchurch e l'altro alla Schmoleon, sopra e sotto, e vi faccio vedere due volte, mi è sembrato il modo migliore per poter paragonare, le teste alle quali appartengono, lo vedete, l'uomo di profilo che è il primo che vedete su questo pezzo di arazzo e l'altro che ho girato un po', che è il penultimo. Questo è un artista che di nuovo lavora molto lentamente, che di nuovo tratta i peli della barba con grande pazienza, come se fossero fissi, anche se c'è molta forza in tutto questo, molta forza e qualcosa anche di violento e di rude.
queste figure danno l'impressione di avere una forte vita interiore, di essere così come bruciati dalla passione, direi. Già da tempo ho fatto il rapporto con un gruppo di pitture, prima vi spiego il problema e è l'ultimo esempio che vi propongo. Si tratta di un artista che finora porta un nome convenzionale, quello di Maestro di Paolo e Barnaba, basato su questo dipinto che si trova a Budapest, che rappresenta dunque uno dei miracoli di Paolo, e dove sono molto chiari i rapporti non solo con la Scuola Nuova, ma anche con gli Atti degli Apostoli. È un pittore che è andato a rivedere gli Atti degli Apostoli, che in realtà si guardavano meno dei cartoni della Scuola Nuova. Se potessi, avessi tempo, farei vedere la parte posteriore, dove lui è più personale, meno legata a questo raffaellismo, e dove il suo stile si precisa, ma faccio vedere invece quanto era anche legato alla Scuola Nuova. Questo pittore porta questo nome convenzionale, lo devo spiegare, che gli è stato dato da un'americana, Mary Buchan, in una bella tesi che ha fatto a New York University nel 1975 su Peter Artzen. Peter Artzen, sapete, è questo pittore olandese che va prima a lavorare a Anversa e che ha un ruolo molto importante nello staccare la pittura fiamminga da questo raffaellismo e riportarle alle sue tradizioni e in particolare a una visione più umile delle scene religiose fino a descrivere le cucine. Questo è Peter Artzen. Ora, Mary Buchan, nella sua tesi, fa un gruppo di pitture che sono vicine ma che non sono di Peter Artzen, ma che secondo lei sono del pittore che l'ha influenzato di più in giovinezza. E fa vedere, tra l'altro, a parte il quadro di Budapest che vi ho fatto vedere, questo quadro che faccio vedere qui sotto, e lei non insiste con il rapporto con la Scuola Nuova, e avete riconosciuto che si tratta di una delle versioni dell'Adorazione dei Maggi di cui abbiamo visto l'arazzo della Scuola Nuova. Per conto mio vi ho aggiunto un disegno che è anonimo al Louvre e che secondo me è dello stesso pittore. Quindi questo pittore ha fatto parte di quest'impresa quasi industriale, direi, che riproduceva i modelli prima che fossero modificati per gli arazzi. E vedete che infatti anche in queste due opere c'è tutta una parte superiore che salterà, come l'abbiamo visto prima, nell'arazzo della Scuola Nuova. Ecco, un'altra opera dello stesso artista si trova di un pannello, parte di un trittico che è conservato a Kassel, purtroppo molto restaurato, come si vede pure sulla fotografia, sul tappeto in primo piano, ma molto caratteristico del pittore. Questo è sempre il gruppo di Mary Buchan. E guardate come sono molto caratteristiche queste figure femminili e anche gli uomini che appaiono a destra con questi stessi visi arcigni, violenti, che abbiamo visto nel pannello della Scuola Nuova. Infine, Mary Buchan ha risolto un altro problema che riguarda quest'articolo, che quest'artista, ma riguarda anche un altro pittore, cioè Johannes de Emessen, facendo vedere che Emessen nel 1536 e per qualche anno ha utilizzato per i fondi delle sue composizioni
questo famoso pittore, famoso ma insomma misterioso pittore maestro di Paolo e Barnaba. Infatti, dietro la scena di Emerson vedete il figliol prodigo che viene portato nella gioiosa compagnia, diciamo, e il festino che non potete vedere bene in fondo appartiene allo stesso artista. Quindi c'è stata un'associazione tra due artisti e in quel momento il pittore pure lui torna dall'Italia. Infatti tutti e due tornano dall'Italia. Il maestro di Paolo e Barnaba è molto influenzato da Pontormo in particolare. Immagino che sia anche andato a Roma, ma in Italia non ho mai trovato le sue tracce. Diciamo che c'è soltanto il ricordo del suo viaggio in Italia nella sua produzione a partire dal 1536. Quanto a Emerson, sappiamo che nel 1936 tornava dall'Italia. Adesso vi faccio vedere qualche confronto dopo aver presentato questo pittore malnoto. Ecco un pezzo del quadro di Kassel con i due frammenti di cartoni e ecco qui di nuovo questi due frammenti con un altro dipinto tratto dall'Adorazione dei Maggi della Scuola Nuova che ho trovato a Barcellona, al Museo di Barcellona, come anonimo. E vedete di nuovo queste facce molto strane, quasi mostruose e molto appassionate. Le cose erano a questo punto quando 10 anni più tardi il professor Breun, olandese, fece un articolo, un piccolo articolo per la Miscellanea di Roger Dulst, proponendo che il maestro di Paolo e Barnaba fosse niente altro che Jan Mandijn. Jan Mandijn, che cosa strana. Jan Mandijn è ben conosciuto come imitatore di Bosch. Sono due, Pieter Huys e Jan Mandijn. Jan Mandijn è sicuramente il più bello. Ma non avevo prestato molto attenzione a questo e credo che quell'articolo di Breun non abbia avuto molto seguito. Eppure ci ho ripensato, l'ho riletto attentamente, perché il professor Breun non è certamente il primo venuto, era uno dei membri della temuta commissione Rembrandt, che si conosce bene in molti musei, ma è anche l'autore di molti articoli, di solito brevi, sul 500 fiammingo olandese, che sono sempre molto stimolanti. Ecco qui di Jan Mandijn Le tentazioni di Sant'Antonio e qui, purtroppo sempre un po' troppo scuro, mi dispiace, il San Cristoforo che si trova alla Pinacoteca di Monaco. Gli argomenti di Breun che proponeva, come fa sempre lui, come faceva, in modo molto discreto, lasciando poi il resto della ricerca agli altri studiosi, gli argomenti erano di carattere prettamente storico. Si sa che Pieter Huys nel 1935 era maestro dai documenti delle Ligon, dunque della corporazione, ma si sa da altri documenti che attorno al 30 abitava da Jan Mandijn e ci sono così altre connessioni che hanno permesso a Breun di dire che Jan Mandijn probabilmente era stato il maestro di Pieter Huys che aveva avuto anche a casa sua, come era normale. Allora ci ho ripensato e ci ho ripensato quando mi sono trovata invitata da Tom Campbell nel 2002 al Metropolitan Museum e che ho avuto la fortuna di poter osservare a sazietà, direi, nell'illuminazione splendida, unica che c'era in quella mostra, tra l'altro questa razzo dell'Apocalisse che è stato più volte mostrato in questi giorni e che è un'altra opera di Pannemaker. Guardando questa razzo,
che sempre mi affascina, mi sono resa conto che certamente c'erano due artisti, due cartonisti all'opera insieme. C'è uno a sinistra che fa il San Michele con gli angeli che lo circondano e questa cascata di creature mostruose che arrivano fino al suolo. E lo si ritrova nel gruppo di destra con la bestia dalle sette teste che hanno la stessa forza. Mentre in centro la donna alata dell'Apocalisse che è stata identificata con la Vergine, la parte dietro e tutto quello che avviene nel cielo e sulla montagna destra, è di un'altra mano molto più tranquilla e più legata, diciamo, alla tradizione di Van Orley. Allora, ricordandomi l'articolo di Bruin, mi sono tornata anche in mente, guardando il San Michele, le opere del maestro di Paolo e Barnaba. E guardate qui per esempio la Vergine del Pannello di Cassel, con la faccia a lama di coltello, e paragonate con quella di San Michele, anche l'inclinazione del capo, ma anche il gioco dei drapeggi sono molto simili, e della Sant'Anna il mento quadrato si ritrova nell'angelo a sinistra. Qui ecco un dettaglio che non avevo avuto il tempo di far vedere, con il Figlio il prodigo di Bruxelles fatto dietro la composizione di Jan de Emessen. E guardate di nuovo quanto questi visi, molto forti sempre, molto appassionati, sono simili, mi pare, a quelli di questo gruppo di San Michele nell'Apocalisse. A questo punto mi sono posto un'altra domanda. E mi sono detto, visto che qui c'è un pittore che fa anche questa cascata di mostri insieme alle figure, cerchiamo di paragonare con i mostri che fa Mundane almeno dei due quadri che sono sicuramente suoi, che vi ho fatto vedere. E mi sembra che la cosa funziona abbastanza bene. Abbiamo qui sotto un dettaglio del San Cristoforo, questo pesce a testa un po' di cane che sembra ringhiare con la stessa smorfia minacciosa che non qualche mostra sopra. E qui, guardate, questo il mostro che si trova rovesciato sul suolo nell'arezzo, non è senza somiglianza con quel mostro circondato dalle branchie che gli fanno come un ventaglio, sempre nel San Cristoforo. Guardate anche i visi, questi stessi visi a lama di coltello, e qui riprendo la parte inferiore, a sinistra torno con il Figlio il prodigo, e devo dire che mi sono quasi convinta che probabilmente Bruin ha ragione. E questo permetterebbe, mi sembra che sono alla fine, sì, permetterebbe di andare avanti con lo studio di questo pittore, che avrebbe dunque cominciato con lavorante nella bottega di Vinci d'Or, poi avrebbe fatto delle opere legate ai cartoni anche della prima serie, degli Atti degli Apostoli, sarebbe andato in Italia, poi per un motivo che ignoriamo avrebbe collaborato, ma in ordine corollario, secondario, con Emessen, ma avrebbe anche avuto questo ruolo molto importante in questo capolavoro. Quindi un uomo che sarebbe stato legato a Raffaele in partenza, poi avrebbe girato le spalle all'italianismo, conservandone però l'anatomia,
conservandone anche la prospettiva molto sicura per applicarla ai mostri di Bosch che negli altri seguaci di Bosch non ce l'hanno per niente. Quasi mi fermo qua. Voglio soltanto dire che questi sono tre esempi di allievi della bottega di Vinci d'Or, una bottega che si chiude, credo, nel 31, quando Vinci d'Or parte per Breda e continua la sua carriera presso la corte di Enrico de Nassau a Breda, dove diventa architetto. E tra parentesi, non era morto nel 36 come credevo, c'è stato un convegno l'anno scorso a Bologna dove si è riparlato di Vinci d'Or, e sappiamo adesso che ha vissuto molto più a lungo come architetto a Breda. Ma a parte questo, dopo la chiusura di questa bottega a Bruxelles, tutti questi pittori che avevano collaborato, probabilmente come ragazzi di bottega giovani per fare i cartoni, hanno avuto la loro carriera, almeno a parte il collaboratore italiano di Vinci d'Or che va a finire a Barcellona, almeno tre di loro hanno avuto carriere molto diverse. Non vi ho detto che Suavius non è rimasto nemmeno nei Paesi Bassi, le sue incisioni dopo un po' le ha fatte in Germania perché era diventato protestante. Quindi bisogna vedere un contesto europeo per cercare di identificare questi artisti in questa seconda bottega accanto di quella di Van Orley. Quindi non ci sono soltanto gli eredi di Van Orley ben noti, cioè Coxy, Cook e a parte questo Vermeulen, c'è un'altra bottega che era molto importante e che rimane da scoprire. E dunque, quando Van Mandor paga, parla poco della città di Bruxelles e dei suoi artisti, e che il suo commentatore Miedema, nell'edizione che ormai tutti conosciamo, dice addirittura che Bruxelles era la Cenerentola delle arti, non credo che abbia ragione, credo che si trattava di una grande scuola, ma di cui molti membri, anche più tardi, sono stati disseminati in tutta Europa. Grazie.